Voglio leggervi le parole, impietose almeno quanto i dati del mercato, dei concessionari italiani di Stellantis. In qualità di distributori siamo in contatto quotidiano con clienti finali che spesso rifiutano i veicoli elettrici a causa di preoccupazioni su prezzo, autonomia e accessibilità. Ciò ci pone in una posizione contraria a quella del produttore che rappresentiamo, che rimane ottimista circa il rispetto di queste severe normative UE. Tuttavia, dal nostro punto di vista è chiaro che il settore non è ancora pronto a raggiungere il volume necessario di vendite di veicoli elettrici. Questa crescente divergenza tra obiettivi normativi, prontezza del mercato e aspettative del produttore è per noi motivo di preoccupazione. Non è stata quindi una sorpresa quando la maggior parte dei produttori europei ha chiesto un rinvio di questi obiettivi, una proposta che sosteniamo pienamente. Bene, una proposta sacrosanta che per primo il governo italiano ha messo sul tavolo. Eppure non basta rinviare di qualche mese le sanzioni, ma si deve avere il coraggio di rimettere in discussione integralmente il dogma del tutto elettrico subito, difendere il motore endotermico e con esso centinaia di migliaia di lavoratori, difendere la neutralità tecnologica, i carburanti alternativi tutti, compresi i biocarburanti, l'investimento su tecnologie e filiere di cui abbiamo il controllo invece di consegnarci mani e piedi alla Cina. Siamo forse ancora in tempo per salvarci, a patto di archiviare da subito e per sempre la stagione delle ideologie autodistruttrici.